E allora a tutti ragazzi, bella ragazzi, benvenuti in questa nuova parte di Pokémon Ultra Luna, la sesta parte. Ci eravamo lasciati dopo la visita del cimitero, direi di iniziare subito qua il Crab Brawler e direi di entrare dentro il motel. Ma è una bella squadra di Pokémon, c'è un Rockruff, c'è non c'è nessuno dei miei bibite preferiti. Lui il gioco sa già che bibite preferite, vabbè, lasciamo perdere. Allora, non è che ci sono attacchini di attacca e stacca qui, no, eh? Questo non si può aprire. Che cos'è? Ah, è la cosa del percorso. Possiamo qua. Sono le porte verdi, perché è verde, possiamo entrare. Mi date due minor ball a caso. Va bene. Mi dà una super pozione, seconda macchina, lui. Allora, giovane allenatore, la prima volta che vedi un surfista? E direi di sì, non c'era prima. Magari c'era poco mare, poca costa. Eccolo qua, Eros surfista, wow. Sexy, mando Delibird. Mamma mia. Un super surfista lui. Ah, io non ho Pokémon forti contro l'acqua. Cagnonto che usa fulmindenti, ma è tipo roccia. E quindi è debole all'acqua. Ecco. Fulmindenti, vai. Delibird, ciao ciao. Mamma mia, Rockruff, cosa sto facendo? Piazza pulita. Il piccio super puccio salito a livello 14. Vuoi preparare acqua getto tutta la vita, acqua getto, tolgo occhioni teneri, acqua getto tutta la vita, tolgo occhioni teneri, vai di acqua getto. E non è salito a livello 12, perfetto, proprio salito a livello 11, grandissimo. Hai sconfitto Eros, mamma mia, un blu sexy, eh. Oh ragazzi, io direi di mettere Cagnonto subito dopo, cioè prima di Super Puccio, perché perché un Pokémon che interpreteremo adesso saranno tutti tipo elettro e lui è tipo acqua. Puccio, Super Puccio, cos'è? Ragazzi, Mantine! Mantine, andiamo a fare la roba di Mantine in spiaggia, Big Wave! E Big Wave non era anche un gioco quello di Inazuma Eleven, no, ma li chiami Inazuma Eleven? Sicuramente proprio. Ah, ti danno equipaggi tipo di premi. Anche questa, credo. Anche una mossa. Te lo spiego subito. Praticamente, se mi avete passato tempo per toccare le onde, però tu mi sembra. Vabbè, però non andarci solo, quindi. No ragazzi, non posso fare nulla. Per ora. Ma che? Beh, poi un fortissimo, un Psyduck fortissimo. Livello 9, quindi fortino. Uso fulmindenti. Non posso. Quindi un po' di esperienza.
colpo coda, quindi mi basta la difesa, tanto uso azione ed è andato anche Psyduck. Ciao. 90 punti esperienza, vanno sempre bene quelli. Va bene. Ultimo Skull? Quali problemi? Mi batto io! Ti distruggo, vi distruggerò tutte e due, brutti insolenti! Ah ah ah. Ma è droga! Non volete niente! Cagnonto, vai! Usa botta, muore fulmino denti, un fulmino denti, e Drowsy è subito in mezzo. Fortissimo sto Drowsy, 92, con il tessere di livello 11, sconfitto recluto, mamma mia, com'è possibile? Ho battuto anche il team Skull ora. Ma tipo ci darà, si farà salire su Mantei perché c'era la bandierina. Acqua fresca. Allora, sostenere la prova. Solo che dopo che abbiamo fatto, abbiamo provato il Kauna. Non siamo... Vabbè. Andiamo su di qui. Il mio Marco non trova degli oggetti incredibili. Beh, comunque sei il Pokémon del quello del Team Galassia, quindi il Team Galassia. Il Marco poteva fare strane cose, tipo parlava, diceva le password, quello robotico. C'è Umbrogio. Il Marco in teoria dovrebbe essere buio volante, quindi sto cagnando veramente per sta serie qua è azzeccatissimo, anche di quello che brucia. In Bow Ultrasole ti dava quello che brucia. Voglio lui, voglio questo qui. Guardate! L'hai anche paralizzato! Cosa volete di più? Cosa volete ancora? Basta. Cioè. È ricarica totale! Cioè una ricarica totale da un vecchio! Un vecchio che usa ricarica totale! Cioè una cosa che viene utilizzata alla Lega Pokémon usata da un vecchio. Dato sgomento quando volevo usare. Fammi tentennare, non provare a uccidermi. Non ti ho usato questo come volevo usare il momento, appunto. È andato Marco, adesso che mi curo. È andato giù Marco. Faccio che andiamolo anche a pulire, quello che devo farlo. Cagnotto sarà livello 13. Perfetto. Ambrogio battuto. Anche lui credo che abbia il bracciale Z. Allora. Tipo i peli, bisogna toglierli con il pettine, me lo ricordo abbastanza bene questa cosa. Con il pettine Tyranitar. Ok ragazzi, sì, sono un fan di Pokémon, per tutti quelli che anche dove sono io a scuola mi continuano a dire che i Pokémon sono una cosa stupida, non è vero. Per me sono, mettiamola così, non la mia vita, però per me sono molto importanti, cioè mi hanno completato gran parte della mia vita.
Non ci sono più gli scagnozzi del team Skull. Sono andati là. Una bacca arancia. Bacacachi. Bacacachi. Bacca arancia. Cacedro. Andare a casa sua. Una volta non potevi andare. Piena di Delibird, ma siamo allo slalom, possiamo prendere l'adesivo, che è la cosa che ci interessa. Ma è così. Anche qua, e là c'è una Pokéball, ragazzi. Cioè, è troppo fatto bene questo gioco. Perché se tu non ti fermi a guardare, questa serie non è un tutorial, ma è una serie mia. Cioè, sì, anche una specie di tutorial, ma è una serie mia su come farlo. Guardate come è fatto anche bene il gameplay. Una ragazza qua. Ah, io conosco dove è il Castelvanità. Ecco. Ecco l'altra pattuglia. Un errore tipografico là. Sono tutte e due le parti, hanno due porte, una aperta sotto bosco, tutte e due vorrei farle. Cans, mio Dio. Vai cagnonto, buttali giù. Un PS. Non so di più la mossa Volgibotta di sé, perché Volgibotta è tipo normale e quindi è poco efficace. L'altro è tipo qualsiasi, tipo il tipo leggenda, roba del genere. Non mi metto ancora a curare Cagnonto perché non ho voglia curarlo. Voglio vedere qua. Non mi ricordo se ci sono sempre, se ci sono sempre solo Ekans. Yanguso, però io non voglio Yanguso. Proviamo ad andare ancora a vedere un po' a curiosare. Ancora un po' facendo tipo... c'è un percorsolino lì. Un percorsino lì, perfetto. Makuhita! Oh ragazzi, Makuhita è un bel Pokémon. Non saprei. Un bel Pokémon, sì certo, ma... No, perché poi... Ho già cagnato. Realizzante, ho fatto comunque un bel percorso, eh. Bene. Non girando anche per il suo bambino. Va bene, ti combatto, sono felice di combatterti, amico. Berto alleva Pokémon. Locra. Vedo. Quello giusto.
Non è che hai allenato molto bene il tuo Rockruff, io con due colpi manco che si è attaccato, l'ho battuto, non è che... L'hai allenato così bene. E ne impara sfuriate intanto. Tanto loro non li uso, ma continuano a salire. E quando poi saliranno molto, tipo N si evolve al 30, mi serviranno molto anche loro. Perfetto, battuto il vecchio delle brame. Ciao! Eccolo qua, au. Ecco, benissimo. Gli strumenti e senza fare niente già 7 revitalizzanti. Vuoi subito tipo una cosa del genere? Tu è stat roll. Mi farà un regalino. Allora ragazzi, io direi adesso di uscire, fare soltanto una cercata lì e... il percorso iniziale, andare per quel percorso e la prossima volta ci troviamo nella grotta sotto bosco. Compra. Non ho ancora vitalizzanti, quindi qualcosa in danno. Sua! Eccoli qua! Dove sono sti schifosi? Nessuno pozioni. E io ti vendo le velocità X tipo quelle lì, perché tanto io non le uso. Ecco, ho liberato anche di un po' di roba. Ora, c'è troppo per riposare la tua squadra. Voglio vedere la mia squadra per un po'. Ora, penso che di mettermi di nuovo Poppio all'inizio, cioè come primo Pokémon. Perfetto. Siamo a posto. Possiamo uscire ora. Vorrei provare a chiacchierare con questo. Ok. Quindi sono bloccato. Credo che questo sia un Crab Brawler. Invece Crab Brawler vorrei provare a prenderlo. Quindi comunque Crab Brawler è un Pokémon abbastanza fortino. Quindi se riuscissi a prendere Crow Roller non sarebbe male. Allora, tanto partiamo con Incantavoce, un livello 8, quindi non è tipo la metà del mio, spero di non fargli troppo male. Spaccaroccia. No, mi trovo con una Mega Ball. Uno, due, 3
catturato Crawler, così ci dà anche il regalino la ragazza nel centro Pokémon. E comunque anche noi abbiamo un nuovo Pokémon di squadra, la nostra squadra è completa, finalmente squadra completa. Non lo chiamarlo G, perché G come giungla, invece lui G come granchio. Non l'avete capito? No, non l'avete capito. Allora, Pokémon G è il più basso. Non era così distante. No ragazzi, se trovo un Growlithe lo prendo e togliamo Polpi, che aveva uno Spiro. Ancora due tentativi, vado giù nell'erba in basso e poi vado a fare la prova con Liam, appunto. Sono due prove qua, ne vado giù, sfido la ragazza, entro, prendo il regalino, mi curi Pokémon e poi nulla. Oh, Cutiefly, invece Cutiefly, se riuscisse a catturarlo invece solo così, ma giusto per averlo, non per averlo in squadra, anche solo così. Non lo posso prendere, non è un Pokémon fortissimo, quindi magari riesco a prenderlo. Stiamo scherzando? È un Cutiefly, è un Pokémon inutile, dai. Era puccioso. Preso. È tipo un Pokémon, un tipo erba, quindi forse tolgo anche Buneri. Il Buneri è carino, ma non Buneri Polpi. Sì, ok. Eccolo qua. Scelgo con cui sostituire Polpi. Perfetto, ragazzuoli. Anche Liam ci può anche aspettare. Prende la super potion qui. Si vede la ragazza da dietro. Lottiamo, subito ci lottiamo. Istinto assassino delle ragazze. Rina teenager. Manda Flabebe. Io mando super puccio. E proviamo subito il nostro acquagetto come si comporta. Ora è la mossa più forte che abbiamo. La bebè con questo dovrebbe arrivare a 15, quindi la prossima puntata Super Puccio si dovrebbe evolvere. Sì, ragazzi, ho capito bene, Super Puccio che si evolverà. Ah, continua a essere paralizzato. Giusta taglia. Dai, Super Puccio, dai. Grande, Flabebe. Ciao, ciao. È andato. Super Puccio sarà livello 15. Le esperienze vengono condivisi. Sconfitto Rina. Ciao, ciao, bella. Ciao, ciao, bella. Io ti conosco. Io ti conosco, tu mi conosci, noi ci conosciamo. Ragazzi, nulla da va a vedere. Guardiamo questo qua che Pokémon è. Growlithe, ragazzi, lo cercavo. Anche lui entrerà nella squadra, perché Growlithe veramente lo cercavo. Un Pokémon di tipo fuoco forte come lui. Allora ragazzi, direi di buttarlo giù un po' con botta.
Sicuramente si cattura anche lui oggi, veramente giornata epica. Ecco Growlithe, lanciamo una Pokéball, proviamoci. Andiamo, dai. 1, 2, 3, 4. Growlithe è stato catturato. Allora, con il soprannome lo andiamo a chiamare Fuocane. Allora, Fuocane. Aggiunge la squadra. Ah, ragazzi, Cagnotto, no, G, Crow Brawler, lo teniamo. Piccolo, lo teniamo. E ragazzi, dobbiamo salutare la nostra coniglietta, che tanto sono un tipo normale, mi piaceva tanto, però mi è servita anche per battere Liam. Però ragazzi, non tutti possono rimanere nella squadra. Allora, direi che possiamo metterci Pokémon in ordine: 13 13 9 8 8, Pokémon di livello un po' più basso, e dopo andrò a vedere anche gli attacchi con voi ovviamente. Alola, eccoci qua. Guarda qua la nostra nuova squadra al completo. Torna quanto vuoi, grazie. E ragazzi, è perfetto. Ora ce la possiamo fare davanti a Liam, esattamente qui. Pokémon, andiamo a vedere le info dei nostri Pokémon. Super Puccio, botta, pistola, acqua, oggetto, incantavoce, Cagnotto, azione, morso, pulmonetti, cuccagna, N, graffio, sfurato, inseguimento, false lacrime, Fuocane, murso, morso, boato, braciere, fulmine, sguardo, murso, G, bolla, spaccaroccia, E, piccolo, assorbimento, vento di fata, paralizzante. Allora ragazzi, questa è la nostra nuova completa squadra. Direi di salvare, è da 3 ore che stiamo giocando e una seconda volta. Allora ragazzi, dai, dopo che 07 è tutto, questa puntata abbiamo fatto tanto, sfidato, guardate, ho trovato di nuovo l'ultra pattuglia, sfidato il team Skull, visto Mantine, scoperto un nuovo percorso, e ho dato, prima abbiamo visto il cimitero, e adesso andiamo a fare la prima prova con Liam. Allora ragazzi, dai, dopo che 07 è tutto, ci vediamo in un prossimo video, e allora alola.